Ben ritrovati. Il quinto impegno in questa Quaresima 2020 lo richiamerei così: chiamati per nome, persone responsabili. Il percorso che abbiamo fatto in questa Quaresima ci porta proprio a questo punto: l'essere nei nostri ambienti di vita persone che vivono la responsabilità, che si sentono responsabili. E chi è la persona responsabile? È la persona che non ha bisogno di 100.000 puntelli posti attorno per stare in piedi, ma è capace di stare in piedi da sola, è capace di muovere i suoi passi che deve muovere, è capace di prendere le decisioni che deve prendere. In secondo luogo, la persona responsabile è la persona che non spera sempre che i suoi problemi vengano risolti da chi gli sta accanto. Per cui io vivo la mia vita, ma tanto se succede qualcosa, se c'è qualche impiccio, qualche fastidio e tutto quanto, ho le spalle coperte perché c'è sempre qualcuno che si preoccupa. Per me c'è sempre qualcuno che mi risolve le mie beghe, le mie situazioni. Ora, per raggiungere un buon grado di responsabilità nella vita è necessario, direi indispensabile, educare il nostro carattere. E questo è uno degli aspetti deficitari che mi pare di cogliere, per cui il carattere è vero, non lo puoi cambiare, ti tieni per la tua vita il carattere che la vita ti ha dato. Ma questo tuo carattere lo puoi sicuramente modificare. La modifica di questo tuo carattere nei suoi atteggiamenti, nelle sue reazioni, nei suoi comportamenti, ti porta progressivamente ad acquistare un grado di responsabilità sempre maggiore e più profonda rispetto ai tuoi compiti, ai tuoi impegni, alle tue situazioni di vita. Grazie e buona settimana.